Famiglia Triestina è da sempre un marchio attento all'evoluzione dei prodotti. Lavorare a contatto con i professionisti è il nostro pane quotidiano, ma questo non ha distolto la nostra attenzione per lo sviluppo di prodotti adatti a un pubblico più vasto. Abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo per la bicicletta elettrica, che noi chiamiamo ibrida perché riteniamo che il motore non debba essere la parte preponderante della bicicletta. Il modello che rappresenta lo stato dell'arte in questo segmento è 110 Hybrid. 110 Hybrid è stata introdotta a settembre 2019 ed ha subito catturato l'attenzione del pubblico e della stampa specializzata. L'Eurobike Award 2019 e Design ed Innovation Award 2020 hanno attestato la validità del progetto. In particolare, la cura dei dettagli, la leggerezza, la tecnologia costruttiva e l'integrazione. Nel mercato non sono così frequenti bici elettriche da 10,5 kg. 110 Hybrid raggiunge questo obiettivo perché abbiamo lavorato sui materiali utilizzati nel telaio e abbiamo deciso di installare alabarda e i reggiseni in carbonio. Come le bici dei professionisti, anche 110 Hybrid fa scorrere tutti i cavi all'interno del manubrio e del telaio. Non ci sono cavi a vista, con un notevole miglioramento estetico ed aerodinamico. Per migliorare il rendimento aerodinamico di 110 Hybrid, abbiamo dovuto pensare ad un nuovo modo di posizionare la batteria all'interno del telaio, perché dovevamo diminuire notevolmente i volumi dei tubi. Quindi abbiamo pensato di posizionare la batteria in modo verticale rispetto al tubo obliquo. Fino ad allora, su tutte le bici hybrid, la batteria veniva posizionata orizzontalmente. Come 110 Pro, anche 110 Hybrid è stata progettata con profili aerodinamici in H a coda tronca. Questi profili aerodinamici a coda tronca sono realizzati per aumentare la rigidità torsionale del telaio e per aumentare l'efficienza aerodinamica della bici. Oltre a valere per il triangolo anteriore, vale anche per la forcella, per il tubo sella e per tutti quei tubi che danno resistenza all'aria. Per quanto riguarda la sicurezza, siamo intervenuti in maniera drastica ed efficace, eliminando il pulsante dal tubo orizzontale e posizionandolo direttamente sul manubrio. Qualsiasi azione di accensione e spegnimento o di cambio di livello di assistenza avviene senza dover abbassare la testa e senza dover distogliere lo sguardo dalla strada. Nonostante l'aspetto aggressivo e corsaiolo, 110 Hybrid è stata progettata con delle geometrie che ricalcano quelle dei nostri prodotti Endurance. 110 Hybrid è equipaggiata di serie con il sistema di nuova concezione X35 Plus. Una delle caratteristiche migliorative del nuovo sistema è la presenza del protocollo di comunicazione ANT Plus. Permette alla batteria di essere compatibile e di comunicare direttamente con diversi ciclocomputer presenti nel mercato. Una delle innumerevoli caratteristiche di 110 Hybrid è la possibilità di avere due biciclette in una. Sarà sufficiente rimuovere la batteria e il pulsante e rimpiazzare la ruota posteriore con una di tipo tradizionale. 110 Hybrid conta di serie una batteria interna da 250 Wh, che permette ad un utilizzatore mediamente allenato di raggiungere 1500 metri di dislivello. Questo range può essere quasi raddoppiato, considerando che è possibile installare una batteria aggiuntiva da 208 Wh. Questa batteria esterna va posizionata sul tubo sella e può essere collegata al sistema attraverso il charging point. 250 Wh non è in assoluto un valore elevato di capacità della batteria, ma è adeguato alla concezione di 110 Hybrid, che sposa i principi di aerodinamicità e leggerezza.